jungle Amici di TV6, nuova puntata di Pro L'Aquila. Prima di iniziare, mi preme salutare Giulio Nardi, il collega Giulio Nardi, che non è presente per motivi di lavoro questa sera, ma sicuramente ci starà seguendo e starà seguendo le sorti dell'Aquila Calcio che ormai a due giornate dalla fine probabilmente dovrà disputare playout, parleremo di questo ed altro, nel teatro del Crazy Bar, che è proprio adiacente allo Stadio Fattori, dove Domenica e Rosso Blu affronteranno l'ultima gara interna. Della regular season, prima appunto dei probabilissimi a questo punto spareggi per non retrocedere. Dunque mi preme salutare tra gli ospiti, innanzitutto Enrico Lalli, il proprietario del Crazy Bar, che questa sera ci ospita per questa puntata di Pro L'Aquila. Buonasera, Enrico. Buonasera a tutti voi e a tutti gli spettatori E grazie a nome di Pro L'Aquila per ospitarci questa sera. Poi abbiamo chiaramente l'ospite o meglio l'opinionista di riferimento di Prol'Aquila, Paolo Glubic che tra l'altro è stato a Rimini, parleremo ampiamente della partita di Rimini, ciao Paolo. Buonasera a Gianmarco, buonasera a tutti. E poi ritroviamo con grande affetto e piacere Gianriccardo Colucci che segue costantemente la Quida Calcio in casa e anche in trasferta, in questo caso mediante il web non sponsorizziamo la piattaforma, però ecco, tramite il web segui anche le partite esterne. Ciao Gian Riccardo. Sì, Buonasera a tutti. Bene, dicevamo, analizzeremo il pareggio di Rimini, che probabilmente ha ridotto ulteriormente le speranze dell'Aquila di passare o di permanere in Lega Pro senza passare dai playout. Io andrei subito con la lettura dei risultati della 32esima giornata, che è andata appunto in archivio domenica, del girone B di Lega Pro. La Spalla ha pareggiato 1-1 con l'Arezzo ed è matematicamente in Serie B. Maceratese-Pisa 0-0, Pontedera-Carrarese 1-3, Lupa Roma-Ancona, gran colpo della Lupa Roma in casa 1-0, Prato-Sant'Arcangelo 3-3. Robur Siena Savona 0 0, Lucchese Tutto Cuoio 2 0, Pistoiese Teramo 2 1, come detto Rimini L'Aquila 0 0. Per una classifica che recita Spal 68 già in Serie B, Pisa e Maceratese già qualificate ai playoff con 59-58 punti, segue L'Ancona 50, Carrarese. 48, Rob Urzena 46, Pontedera 44, Teramo 42, Arezzo 38, Lucchese Pistoiese 36, tutto cuoio 34, attenzione da qui in poi, perché sono le squadre che interessano l'Aquila anche per i playout. Sant'Arcangelo 33, Rimini 32, Prato 31, l'Aquila 30, con i 7 punti, ahimè, di eh, penalizzazione. Lupa Roma 27, Savona già retrocesso a quota 19. Allora, io prima di parlare. Della partita di Rimini e rivedere anche gli Alex. Farei subito un giro iniziale con gli ospiti, partendo da chi ci sta ospitando, quindi il Crazy Bar di Enrico Lalli, che tra l'altro ci diceva anche prima di iniziare la trasmissione: questo bar è frequentato anche chiaramente dai tifosi, prima e dopo la partita, ma anche dagli stessi giocatori. Un commento intanto sulla partita di Rimini per rimanere sulla stretta attualità, poi analizzeremo un po' le varie problematiche a più ampio raggio. Enrico. Beh, credo che la partita di Rimini sia proprio lo specchio della stagione, cioè una stagione strana, ehm, forse anche un, po', anche un po' sfortunata, considerando che i ragazzi avevano l'obbligo di vincere, la possibilità di vincere, come, mh, anche come tipologia di squadra che andavamo a, a, ad affrontare, però sicuramente non c'è stata quella cattiveria agonistica che mh, forse in queste, in queste partite e alla fine del campionato avrei voluto magari vedere in campo. Ecco Paolo, tu sei stato a Rimini, come dicevamo in apertura, eh, chiaramente forse c'è stato un miglioramento dal punto di vista atletico, poi ne parleremo, ma che partita hai visto? Ma guarda Gianmarco, io ho visto una partita inizialmente di studio, quindi i giocatori e le squadre hanno iniziato in tutte e due, ovviamente era una partita importantissima per tutte e due le fazioni, quindi non dimentichiamo che i tre punti erano importantissimi. E quindi inizialmente non si, ho visto uno sbilanciamento normale, ossia volevo dire questo, che nessuna delle due squadre ha usato troppo. Piano piano il Mister ha iniziato, e questo ci tengo a dirlo, a registrare bene questa famosa difesa, infatti non abbiamo visto situazioni incredibili, tranne una, pic, una traversa che è stata presa. E ha cominciato a registrare il Mister la situazione e la squadra ha cominciato pian piano, pian pianino, anche con il nuovo innesto di Ceccarelli nella fase avanza, avanzata. Eh, piano piano ha iniziato a creare occasioni da gol. Infatti eh, al diciottesimo e due minuti dopo San Domenico è andato vicino al gol. Purtroppo il portiere anche se il Mister Acori ha detto di no, ma ha fatto dei miracoli, quindi grazie ai miracoli della difesa del Rimini, eh, direi eroica nel secondo tempo, ma dopo lo vedremo ampiamente. Eh, diciamo che la nostra squadra ha iniziato a offendere, quindi a cercare il gol ripetutamente, purtroppo questo gol non è avvenuto. Eh, io penso che eh, se fosse entrata la palla eh, in gol, la partita avrebbe preso sicuramente un altro andazzo, Ossia eh, i nostri giocatori avrebbero finalmente preso eh, coscienza delle loro potenzialità avrebbero preso anche coraggio perché no, perché un po' di coraggio non guasta mai, quindi ti devo dire che inizialmente il mister ha dato un'impostazione di, di eh, si stavano, le squadre si stavano consultando, stavano cercando di capire che cosa poteva succedere e poi abbiamo visto finalmente un'Aquila offensiva, un'Aquila che è andata vicino al gol, ripeto il gol non c'è stato però come diceva il titolare qui dell'attività la, la partita è stata, è stata ben iniziata e, e quasi quasi siamo andati in gol nel primo tempo Adesso vedremo anche gli highlights a supporto anche dell'analisi sempre precisa e puntuale di Paolo, un ultimo giro rapido anche con Gian Riccardo prima appunto di vedere gli highlights e entrare ancora più nel dettaglio, Gian Riccardo. Sì, dunque riguardo la partita di domenica dobbiamo dire che a mio avviso si è vista la effettiva e reale posizione che le due squadre hanno in classifica, cioè l'Aquila è stata più forte. Assolutamente perché se doveva vincere una squadra doveva vincere l'Aquila. A parte come dice, citava Paolo l'episodio isolato della traversa il del Rimini, il Rimini non ha fatto granché. L'Aquila invece a parte i primi dieci minuti di smarrimento, di registrazione un po' della difesa, purtroppo questa è una cosa che ci portiamo un po' da, da qualche partita, però per il resto poi la, la partita fatta l'Aquila, il portiere ha fatto delle grandi parate. E veramente, se l'Aquila avesse vinto, non, non, il Rimini non avrebbe potuto recriminare nulla. Però ecco rimane un po' un episodio isolato eh, in questo finale di campionato perché le partite precedenti è stato un po' un naufragio generale dell'Aquila. Eh, dovremmo un attimo capire perché, casomai dopo ne discutiamo un po' più approfonditamente di questo Esattamente, aspetto. anche perché abbiamo anche il supporto delle immagini per vedere un po' quello che è successo domenica pomeriggio a Rimini, modica che confermava il 4-3-3, non ce la faceva bulevardi in mezzo al campo, un problema per lui, poi avremo degli aggiornamenti proprio sul mediano. Siciliano in campo è tornato De Francesco che a mio avviso ha giocato un'ottima partita dopo un periodo di buio, ha iniziato meglio però il Rimini lo diceva anche Paolo prima nella sua analisi, Polidori qui scarta due avversari, il sinistro che si perde di poco alto della traversa di Scotti all'ottavo nuova chance per Polidori di poco al lato con il sinistro, insomma dopo neanche dieci minuti tre occasioni limpide subito per il Rimini, L'Aquila prova a reagire prima con Ceccarelli tornato titolare dopo oltre due mesi ancora Ceccarelli qui lo scambio con San Domenico la conclusione Ferrari torniamo al discorso di Gian Riccardo una delle prime parate importanti della sua partita ancora Ceccarelli dalla destra per San Domenico che colpisce il palo al quarto d'ora pirotecnico quarto d'ora di Rimini e l'Aquila con tre occasioni per Parte ancora Polidori di testa al diciottesimo senza impensierire Scotti, una conclusione a fine primo tempo di Di Mercurio che ha agito benissimo lì sulla destra del quartetto arretrato. Poi qui una perla di Ceccarelli a inizio ripresa con un sinistro che si perde al lato. L'occasione più ghiotta ce l'ha. Polidori con il colpo di testa che si infrange sulla traversa e poi la doppia chance al 64 ⁇ di San Domenico con un'altra conclusione al 70 ⁇ che non riesce però a battere Ferrari. Espulso Savelloni dalla panchina per proteste, non ci sarà dunque domenica al suo posto. Tornerà Zandrini in panchina. Altra chance al 79 ancora per Ceccarelli, altra grandissima parata di Ferrari che poi su questo contrasto con De Sosa si farà male e eh, l'ultima parte di gara sarà costretto Varutti, il centrocampista del Rimini, a difendere i pali della porta riminese dalla conclusione che si perde alta di Ceccarelli proprio sul finale e dunque questa sarà l'ultima occasione per L'Aquila per questo 0-0. Tra l'altro non so chi di voi fosse eventualmente tre anni fa a Prato per lo spareggio playoff. Saluto in questo caso Marco Mancini del supporter Trust che mi ha ricordato questo dato statistico abbastanza singolare. Varutti che ha difeso come dicevamo la porta del Rimini nel finale di gara è proprio colui che condannò l'Aquila con il famosissimo 2-1 nel playoff a tempo eh, rigorosamente scaduto. Non so chi di voi voglia ricordare, purtroppo non vogliamo mettere il dito nella piaga, però insomma, queste sono statistiche, non so chi di voi fosse presente in quella tragica sportivamente parlando giornata per l'Aquila, e Paolo, partiamo da te, però ecco è un dato inquietante. Sì, infatti io ero presente con Marco Mancini allo stadio, quindi eh, sono stato in diretta, eh, abbiamo notato insieme questa cosa e siamo rimasti, eh, diciamo così, come, come hai detto tu a livello statistico, non abbiamo fatto un dramma, abbiamo detto ok, la storia si ripete, però finisce qui la cosa, cioè la storia si ferma lì, adesso la, la situazione è completamente diversa, abbiamo altre chance, dobbiamo giocarci altre due partite e quindi prima di mettere la testa sotto la sabbia eh, ci vuole tempo, dobbiamo giocarci, venderci cara la pelle. Eh, non è un ottimismo questo questo significa solamente vivere alla giornata partita per partita quindi sì c'era Varutti in porta però è anche vero che non c'è stato un solo tiro in porta, purtroppo questo bisogna notarlo. Cioè nei momenti nel quale c'è stato il portiere, diciamo questo portiere improvvisato, purtroppo gli Aquilani non sono riusciti a portare, ad apportare nessun tiro in porta. Quindi questa è una cosa purtroppo negativa. Ecco, io volevo parlare specificatamente della partita, andando un po' più nel tecnico, sia con Enrico che con Gianriccardo. Il 4-3-3 di Modica ha registrato sicuramente meglio rispetto alla prima uscita stagionale. Tra l'altro i giocatori forse riposizionati nelle posizioni a loro più congeniali, mi viene in mente Cosentini con l'esperimento fallito da Mediano, tornato difensore centrale con Maccarone, mi viene in mente Di Mercurio, un'ottima scoperta sull'out di destra nel quartetto arretrato. Ceccarelli forse una delle note più liete, lì davanti titolare non ancora al top della forma ma ha dimostrato di poter fare la differenza e creare superiorità numerica e concludendo anche con Scotti che tornava nella sua rimini e probabilmente ha ritrovato un po' se stesso dopo una prova tutt'altro che convincente domenica scorsa. Partiamo da Enrico. Secondo me, cambiare in, in corsa a così poco tempo non ha dato la tranquillità e, e anche la, come dire, ehm, la forza ai ragazzi di, di cambiare modulo. E la prima partita forse hanno sofferto proprio questo. E invece, con Rimini, già si è visto come dicevate prima, già si è vista la, la predisposizione, la disponibilità anche della squadra di. di eh, di acquisire questo nuovo modulo che comunque dà più spinta in avanti sicuramente cosa che c'è mancata perché guardando i gol fatti ci rendiamo conto che i gol per, per i punti che ha fatto l'Aquila non sono non sono tanti quindi è, è riuscito a fare più gol anche prendendo abbastanza, abbastanza gol però quello che secondo me mh, dal mio punto di vista per quanto riguarda i ragazzi mh, Fare un campionato con quella penalizzazione in testa non è stata, non è stata forza, ma bensì è stato, è stato un peso. E questo, le ha, secondo me, li ha penalizzati per tutto, per tutto il campionato. Ecco. È interessante questo spunto, volevo rimanere con Enrico che eh, come ci diceva prima insomma, ha vissuto anche un po' il campionato dell'Aquila Calcio con i diretti protagonisti, con questa attività, con il bar frequentando magari anche scambiando due chiacchiere con i giocatori prima, dopo le partite, durante la settimana. Quanto ha influito dal punto di vista mentale sapere... L'Aquila, il ruolo che avrebbe recitato poi in campionato praticamente a marzo, con tra l'altro una restituzione di punti che lo si è detto più volte, lo ribadiamo: invece di portare coraggio per il raggiungimento di un obiettivo, ha portato clamorosamente una distrazione, uno scoramento, tanto da adesso dover disputare dei playout impensabili nonostante la penalizzazione fino a gennaio. Ma the... Proprio della, della penalizzazione non abbiamo mai parlato perché comunque era una cosa che non è che ti metteva, che anche tra virgolette ti caricava, però ehm, quello che dal mio punto di vista, da, da persona esterna, da, perso da, da persona che li, li tratta giornalmente, non è facile entrare, cioè non tanto entrare in campo secondo me perché mh, se uno ha un problema è durante la settimana che, è, che ha questo problema, quindi anche la preparazione, la settimana, pensare a questa penalizzazione, poi quando vai in campo non è che stai a pensare a quanti punti hai, quanti punti non hai, te, te, secondo me ti ha penalizzato più nell'approccio nell alla partita che non alla partita stessa, dal mio punto di vista, però di, di penalizzazione con loro non ne abbiamo mai parlato, abbiamo parlato un paio di volte con, con l'ex eh, allenatore, ma, mh, mh, di quello che poteva essere la penalizzazione, ma ancora non, non era così, così grave. Quindi diciamo che uno la, la prendeva più come, come. ecco, secondo lui più come spunto per, per fare di più. Però secondo me nella testa ha inciso e inciso molto. Ecco Enrico parlava di ex allenatori. Par... Tornando un po' con Gian Riccardo, andiamo proprio in take rimanendo in termini calcistici, parlando dell'ex allenatore e del nuovo allenatore. Perché, Gian Riccardo, tu da tifoso, insomma, che idea ti sei fatta? È stato giusto questo cambio con il senno del poi? È facile parlare. Mancano ancora due partite. Ci auguriamo che l'Aquila in qualche modo si possa salvare con Modica. Certo. Ma è stata un po' azzardata questa mossa a quattro giornate Dunque, dalla fine? Allora, prima di arrivare a questo, volevo dire una cosa. È stata un'annata un po' eterogenea sotto questo punto di vista guida tecnica, eh, prestazioni della squadra, eh, diciamo in conseguenza anche di tante situazioni che si sono venute a creare. Sicuramente l'Aquila ha giocato un campionato fino a prima della penalizzazione e lì si è vista la, la vera potenzialità di questa squadra e anche l'allenatore tutto sommato. È andato molto bene, diciamo. Verrone ha, ha fatto fare dei punti alla squadra nonostante il potenziale tecnico non fosse quello degli, delle annate precedenti. Poi, chiaramente, dopo la penalizzazione c'è stato un rilassamento probabilmente dovuto al fatto che eh, si pensava di aver acquisito. Anche in riduzione diciamo, di punti alla salvezza, e in realtà ecco, poi abbiamo pagato caro questa presunzione, perché è stata una presunzione sia da molto probabilmente da parte della squadra, ma anche dell'allenatore. Perché insomma Partite tipo quella di Sant'Arcancelo Dopo che tu hai saputo la penalizzazione Tu devi andare là a difenderti O a Prato devi andare là a difenderti Non puoi andare a fare la partita a viso aperto Perché perdi eh, Questo è stato un po' lo scotto di questa situazione Post penalizzazione Pre penalizzazione Tutto sommato la squadra è andata bene E poi il discorso di cambiare la guida tecnica Che dire? Certo la partita di Prato è stata una partita Un po' scellerata eh, sotto tutti i punti di vista <ride> diciamo, è stato eh, il, il doppione di quella dello spareggio. <ride> Dal punto di vista, della, della siamo andati nel contraddittorio totale perché, insomma, si è visto che 3-0 con una squadra che poi stavi quasi per pareggiare. Quindi, insomma, lasciamo stare. Al di là di questo, però, la guida tecnica prendere modica è stata quasi una scelta obbligata per dare uno scossone all'ambiente. Ha provato un esperimento di riportare Cosentina a centrocampo, secondo me, pure un po' azzardato. Comunque, vabbè, io non faccio, non voglio scendere nell'aspetto tecnico, ecco, dico... Ma da tifoso, eh, proprio per rispondere alla domanda iniziale. È stata una scelta giusta senza voler poi aspettare i risultati del campo, però tu l'avresti fatta. Che dire, che dire. Allora, eh, sotto, io direi al 50% per quello che penso io. Allora, sotto, in alcune partite, forse Perrone ha rischiato troppo un atteggiamento offensivo con una difesa un po' leggerina sotto questo diciamo, sotto quest aspetto. Per quanto riguarda invece poi sul discorso della continuità, continuità anche mentale, anche diciamo di, di abitudine all'allenatore, vedendola dall'esterno chiaramente perché poi dentro lo spogliatoio probabilmente ci saranno altre situazioni da valutare. Forse, non lo so, col senno di poi potrei dire che forse era meglio mantenere Verrone. O forse è stato meglio scegliere modica? È una risposta difficile da dare in questo momento, però io penso che a questo punto guardiamo a oggi, non guardiamo più al passato, anche recente, recente passato. Diciamo che oggi dobbiamo pensare, abbiamo ancora due partite, non parliamo di playout, parliamo che L'Aquila deve giocare due partite, tutte le altre squadre devono giocare due partite e dobbiamo entrare in campo determinati e sicuri di poter fare... Risultato a tutte e due le partite: questo è il problema, penso. Poi, al di là di tutte le previsioni e le considerazioni che stiamo facendo qui, insomma, è... da sottoscrivere chiaramente le parole di Gian Riccardo, anche perché veniamo alla stretta attualità: domenica l'Aquila ospiterà la Lucchese. L'ultimo impegno casalingo, tra l'altro, ci sarà un ex della formazione della Lucchese Demiro Pozeppon. Lo ricorderete negli ultimi sei mesi dello scorso anno all'Aquila. Vorrei coinvolgere Paolo proprio perché è vero, guardando la classifica, aritmeticamente l'Aquila non è ancora condannata ai playout, però obiettivamente dovrebbe fare almeno 4 punti. Se andiamo a rivedere la classifica, il Sant'Arcangelo a quota 33, vado a memoria agli scontri diretti. A favore nei confronti degli Aquilani, che sono con tre punti di ritardo, dunque a due giornate dalla fine almeno quattro punti, senza considerare poi dei risultati favorevoli e varie combinazioni che dovrebbero verificarsi tra le altre squadre eh, che sono appunto attanagliate nella zona playout. Ecco, Paolo, credo che però sia anche giusto dal punto di vista anche ambientale e psicologico, sia della squadra, sia della tifoseria che della società. Farsi come si dice fare un po' il callo, predisporsi già anche mentalmente al fatto di dover soffrire nel mese di maggio e preparare questi spareggi? Sì, eh, soffrire come dici tu perché, comunque, questo campionato non è mai stato un campionato di tranquillità. Noi se ci facciamo due conti, come hanno detto. Anche gli altri non abbiamo mai giocato una partita in tranquillità dicendo adesso mi vado a giocare i tre punti per eh, smuovere la classifica. Noi abbiamo sempre eh, lottato con questa situazione, la pendenza del, del, del calcio scommessa che ci aveva dato questi punti di penalizzazione. Poi una volta che per assurdo, una volta che li abbiamo recuperati questi punti ce li siamo rigiocati come per incanto, come ricordava Gian Riccardo a Sant'Arcangelo dove abbiamo praticamente regalato la partita. Lo stesso Prato, un atteggiamento offensivo forse spregiudicato ci ha portato altri tre punti se noi andiamo a sommare questi punti a vedere tutte le situazioni noi potevamo stare tranquillamente senza sforzi con questa squadra ripeto con l'allenatore di prima a metà classifica all'improvviso ci siamo trovati nei guai nei guai seri perché ci siamo ritrovati in una situazione poco Poco giusta, il tifo comunque ci è mancato purtroppo quest'anno, alla fine siamo 600-700 persone a vedere la partita e ti dico anche da, da tifoso della curva, a volte manca, manca proprio il calore di quei 1000, 1500, 2000 persone che un capoluogo dovrebbe, un capoluogo di regione come l'Aquila, dovrebbe avere allo Stato. I giocatori forse anche questo... Sentono come mancanza. C una piccola ci cosa. volevo arrivare dopo, infatti, proprio al discorso tifosi che diventa quanto mai fondamentale, soprattutto in vista degli spareggi. Volevo riconvolgere Enrico perché, eh, riallacciandomi al discorso di Paolo, effettivamente, poi con degli innesti nel mese di gennaio che per via di infortuni ed altro non hanno reso, parlo soprattutto di Pesoli perché Scotti credo che sia stato un acquisto azzeccato, parlavamo di ottime prestazioni al di là di quella di domenica con nell'ultima partita casalinga, ecco è difficile immaginare, era difficile immaginare che la squadra che aveva comunque fatto 24 punti nella prima parte del campionato senza poi degli innesti mirati che sono arrivati tra cui Boulevardi, Pesoli e Scotti non riuscisse a fare neanche lo stesso bottino di punti nel girone di ritorno, tanto da ritrovarsi adesso a dover clamorosamente disputare i playout. Perché secondo te? Perché secondo me il, il calcio è 90% testa e 10% gambe, anche se tu parlano di preparazione e non preparazione. E lì mh, mh, ritorno sempre al discorso della, della testa che non avevano libera i nostri giocatori, oppure si sono sentiti con questi innesti. Mh, Uh, no, presuntuosi, un po' più forti di quello che erano. Quindi, hanno come dire, cercato di, di gestire il, um, il, um, la, la situazione che, che servono si a creare, di aver ripreso i punti, di, di, di aver ripreso giocatori forti, di avere la piazza sempre dietro. Anche se volevo rilasciare a quello che ha detto giustamente lui, i, i pochi tifosi. Durante la penalizzazione, prima ancora che si sapesse tutto, quando ci sono stati ridati quei punti e poi ci hanno dato solo sette punti di penalizzazione, ehm, la, come dire, la, convinzione, la convinzione della retrocessione stava tutta nella testa dei tifosi, forse più nella testa dei tifosi che nella testa dei, dei giocatori, eh, perché io anche qui sentivo che ormai ci andiamo a fare più alla, allo stadio perché ormai siamo retrocessi. Quindi credo che questa cosa sia stata... Secondo me è sottovalutata, io sono del parere che è stata sottovalutata per quanto riguarda anche i tifosi, perché i tifosi non si sono ravvicinati finché la squadra non, non è rientrata in una tranquillità, di, boh, mi posso anche sbagliare, ma io parlo di quello che, mh, che ho discusso con qualche tifoso, certo non è che ho, ho sentito 10.000 tifosi, però quei gruppetti che, che si venivano a formare comunque parlavano sempre di... Di sicura retrocessione, l'Aquila era retrocessa già, già quando si parlava di, di penalizzazione. E quindi credo che sia una serie di conseguenze che non ci ha dato la tranquillità di vincere quattro partite di seguito per poter dire: ecco, la squadra c'è e la squadra è vincente. Da quello che secondo me vedo io, se domenica, se domenica l'Aquila vince, fa sei punti, non quattro. Se domenica l'Aquila vince, ne fa 6 di punti. E poi eh, la fortuna de, sia del Sant'Arcangelo che del Tutto Cuoio è che vanno a incontrare Maceratese e Spal alla prossima partita, che hanno purtroppo eh, niente da chiedere al campionato perché sono già, eh, già tranquille. Però. Potrebbero non bastare però proprio per questo motivo. Eh proprio per questo motivo, perché comunque per... incontra sì squadre forti, però squadre appagate, squadre che ormai cioè, Anche la, se... la maceratese dovrà pensare giustamente ai playoff. Quindi play farà sicuramente qualche, qualche giochetto particolare. Ci potremmo anche augurare insomma, di una prestazione, comunque di onorare l'impegno, come ha fatto il Siena eh, due domeniche fa, proprio a scapito dell'Aquila. Non aveva molto da chiedere a questo campionato da ora in avanti, però è venuta a vincere proprio al Fattori, anche sicuramente per demeriti della squadra di Modica, come accennavamo prima. Visto che avete entrambi parlato dei tifosi, volevo arrivarci dopo, ma non è un problema, cambiamo la scaletta in corsa. Anche con Gianriccardo volevo affrontare l'argomento dei tifosi, ricordando anche che cosa, che non solo c'è lo scoramento evidente di cui parlavano sia Enrico che Paolo, c'è anche lo Screzio che non si è completamente ricomposto dopo il Siena. Ha fatto un po' il giro anche del web, quello che è successo tra due calciatori e un gruppetto di tifosi. Non voglio tornarci perché è stata sicuramente una pagina davvero brutta che ha portato anche a delle conseguenze. Credo che però per lanciare anche un messaggio di positività, Gian Riccardo, sia fondamentale sospendere i giudizi, mettere un attimo a tacere le polemiche e stringersi intorno ad una squadra perché al di là di, del campionato credo che qui ci si stia giocando un quinquennio anche più di professionismo l'Aquila deve restare Lega Pro, mi permetto di dire, anche per tutto quello che è in programma con lo stadio di Acquasanta, incrociando le dita e tutto il resto un appello da tifoso ai tifosi anche alla luce di quello che è stato detto esatto, fin d'ora esatto. allora. Diciamo subito una cosa, le stesse responsabilità che hanno i calciatori, la società, l'allenatore, tutto quello che vogliamo che sono i principali addetti ai lavori tra virgolette, le abbiamo noi tifosi, perché se noi non assumiamo un atteggiamento vincente tra virgolette è inutile, se facciamo solo polemica non serve a niente, non aiuta nessuno, l'Aquila la, la facciamo sprofondare ancora di più. Invece noi dobbiamo essere propositivi nel positivo, essere... Eh, concreti oggi perché oggi noi stiamo in Lega Pro e dobbiamo mantenere questa posizione ci siamo andati a fare le trasferte abbiamo sofferto tre anni fa per vincere lo spareggio con il Teramo eh, ce lo ricordiamo tutti perché se ci vogliamo ricordare i tempi peggiori ce li possiamo benissimo ricordare siamo stati quattro anni in eccellenza e eravamo primi in classifica, dovevamo giocare col miglianico, se vi ricordate bene. E a un certo punto con il terremoto hanno avuto clemenza, tra virgolette, e ci hanno promosso in, le, in serie D, l'allora serie D. Poi è successo che insomma, siamo arrivati secondi dietro Alchieto e siamo arrivati. In Serie C2, poi abbiamo vinto sul campo in Serie C1, va bene, per fare un breve excursus. Questo noi non ce lo dobbiamo dimenticare come tifosi e come Aquilani una volta per tutte. Io mi ricordo all'inizio di queste trasmissioni, le prime cinque partite è stato un mezzo disastro l'Aquila, se ci ricordiamo bene tutti a polemizzare, quest'anno retrocediamo sicuramente, andiamo alla squadra. Invece poi la squadra ha avuto un atteggiamento completamente imprevedibile opposto rispetto alle pessimistiche previsioni che c'erano di fatto abbiamo visto che invece la squadra può fare quindi adesso noi come tifosi dobbiamo essere propositivi a me ha fatto piacere che i tifosi i red blue eagles con la partita con il Siena hanno continuato a tifare fino all'ultimo minuto anche se insomma la prestazione della squadra è stata brutta oddio è stata brutta sì però siamo stati pure un po' sfortunati diciamo è incomiabile in quel è, caso, è, è, inc in inc caso inc è incommiabile, è assolutamente quindi, insomma, e... mi ha fatto molto piacere quello è lo spirito del vero tifo aquilano. Noi siamo veri tifosi, sappiamo soffrire eh, con la squadra anche quando va male. Come si dice, l'amicizia nel dolore si vede, non quando le cose vanno bene. E quindi, in questo momento, l'aquila non sta andando bene, noi dobbiamo essere vicini e essere consapevoli anche del fatto che l'Aquila se avesse avuto i punti che eh, aveva fatto sul campo si sarebbe già salvata più o meno. Diciamo. Purtroppo ci sono questi sette punti che stanno penalizzando l'Aquila, l'abbiamo detto più volte, già Riccardo parlava appunto probabilmente volendo tradurre tutto il suo ragionamento un po' quell'attaccamento alla maglia, al di là delle polemiche per delle scelte societarie discutibili, una linea societaria discutibile che eh, molti ti... Fossi hanno potuto giustamente contestare giocatori in alcuni casi sotto le aspettative, in altri casi demotivati. Gli anni passati, però, credo che tornando al discorso di Gian Riccardo, bisogna mettere davvero tutto da parte almeno per un mese: una tregua, una sospensione dei giudizi, anche perché, ahimè, o per fortuna, ha tutto il tempo di fare i processi a bocce ferme. Ci sarà un'estate intera. Sperando che non sia traumatica come quella dello scorso anno. Vediamo un po' anche a notizie fresche, e poi eh, parliamo della. Luc caro Paolo, perché diamo ai nostri telespettatori le ultime news su alcuni giocatori, Bulevardi che eh, purtroppo molti hanno apprezzato tra l'altro che sia stato in panchina con le stampelle a Rimini, ha un problema al ginocchio, domani una risonanza magnetica eh, ci dirà l'entità dell'infortunio anche se come dicevo in questo 4 -3, 3 disegnato da Modica a Rimini insomma De Francesco mi è sembrato in totale crescita. Poi al fianco di Maccarone bisognerà vedere chi schierare al centro della difesa perché Cosentini oggi non si è allenato? Un affaticamento muscolare che domani verrà valutato stanno bene lì in avanti, per fortuna. Ceccarelli e vorrei un commento su Ceccarelli. Arriviamo qui perché. Perché eh, entrambi, ne abbiamo parlato ampiamente, esatto. proprio a Prolaquila da inizio anno, finalmente forse è arrivato il suo momento, proprio tra l'altro a fine campionato, nel momento topico della stagione, Ceccarelli potrebbe essere colui il quale prende in mano la squadra. Esatto Gianmarco mi hai rubato le parole di bocca volevo dire proprio un encomio per il nostro Boulevardi che comunque è andato in campo e ci sono stati dei fatti negativi che abbiamo visto tra tifosi e giocatori però anche dei fatti positivi quindi enunciamo anche questa rondine che non fa primavera però questo giocatore... perché è stato apprezzato dai tifosi il gesto sì, quindi bisogna essere è stato anche molto obiettivi. Apprezzato. E poi per quanto riguarda finalmente Ceccarelli come abbiamo detto in quasi tutte le trasmissioni almeno nelle ultime 5-7 trasmissioni abbiamo ripetuto un innesto immediato ma totale quindi dal primo minuto del nostro... Il eh, nostro giocatore Ceccarelli, e secondo me c'è stata una, una, grande, una grande prestazione da parte del nostro, qualcuno ha detto a sprazzi, invece l'ho visto costante perché è stata nella parte avanzata, il fraseggio come per incanto è avvenuto proprio negli ultimi 15-20 metri anche con importanti verticalizzazioni. e A un certo punto ho visto anche una bella volée nel secondo tempo, mi pare al trentesimo di Ceccarelli che è stata eh, eliminata, è stata neutralizzata dall'ottimo portiere del, del Rimini, che ha levato una palla sull'angolino suo destro, ma lì praticamente era più facile che entrasse che uscisse, quindi lì eh, ribadiamo il concetto di sfortuna. Però questo Ceccarelli nella fase avanzata insieme a De Sosa non mi è dispiaciuto. Quindi eh, io così come sportivo vedrei nella fase avanzata nelle ultime due partite un assetto con San Domenico, De Sosa e Ceccarelli. Ritorno ugualmente su Ceccarelli dicendo che secondo me l'unico metodo per far, giocare questo, per far entrare al massimo questo giocatore era quello di dargli la possibilità di giocare 90 minuti e questo è avvenuto. I risultati li abbiamo visti tutti, come ha detto Gian Riccardo. Quindi a questo punto il tridente io lo vedrei San Domenico De Sosa. Ceccarelli. Anche perché era una delle sfide di Modica, proprio nella conferenza di presentazione, quella di recuperare, soprattutto dal punto di vista mentale, un talento che si è un po' perso per strada, come Tommaso Ceccarelli. Enrico ha nominato Ceccarelli e De Sosa. Io aggiungo pesoli, scotti. Manuel Mancini, sto facendo nomi di giocatori di esperienza perché poi in gare secche, in ottica play out, forse l'esperienza diventa più importante anche del fattore di gambe e atleticità di cui facevamo riferimento prima. Questo sicuramente, eh, sicuramente queste due partite vanno viste in due, in due modi: primo, per, per dare forza e, e minutaggio a, um, anche allo stesso Ceccarelli Secondo, altrimenti dargli eh, un po' di affiatamento che sicuramente non hanno avuto modo di averlo. Condivido appieno di quello che diceva lui con De Sosa Centrale, per un semplice motivo perché secondo me all'Aquila quello gli è mancato. A parte eh, San Domenico, che ha fatto un campionato bellissimo con tanti, tantissimi gol, un animale d'aria. Quello gli è, mancato gli, è mancato, gli è mancato: un animale d'aria, uno che ha voglia, fame, fame di, di aggredire la porta. E forse De Sosa, e la, e la secondo me, con De Sosa abbiamo quella rabbia, quella situazione, quel, quell'agonismo continuo, ecco. Senza, senza troppe pause. È interessante lo spunto che mi hai dato, volevo argomentarlo ancora perché hai parlato di animale d'area, molti tifosi ancora oggi ricordano con il cuore eh, Davide Di Nicola, forse l'ultimo vero numero 9 che l'Aquila ha avuto. Ne sono passati tanti nel corso degli anni, faccio un nome su tutti: Ripa, che solo nei sei mesi all'Aquila non riuscì ad esprimersi ai suoi livelli, perché poi anche con la Juve Stabia negli anni a seguire ha fatto sempre grappoli di gol. Si tratta di sfortuna, della porta del fattori, da, da, da Di Nicola in poi, perché l'Aquila, al di là di quest'anno e dei problemi che giustamente analizzavi in questo contesto, non ha più avuto l'animale d'area di rigore, il bomber da, da doppia cifra eccetto San Domenico però proprio Bomber per caratteristica che poi è colui il quale trascina un po' la squadra in un campionato secondo me forse perché non, non, non lo so per quale motivo io ho sempre detto che specialmente in queste categorie ci vuole un, un grande centrale dietro un centrocampista che smista e l'animale d'aria, quello che ti fa cambiare che ti fa cambiare l'annata. La, e questo lo vediamo anche per altre categorie, ma in questa categoria il giocatore che, che ti va in doppia cifra, eh, ecco se c'era un altro San Domenico, non stiamo parlando di niente adesso, stiamo parlando di altre, di altre di altre cose. Forse non lo so, la società non, non ha trovato, non ha investito, ma anche probabilmente il, il, il modo di giocare, perché io non è che voglio condannare chi ha giocato anche l'atteggiamento della squadra probabilmente penalizza eh, l'attaccante ma anche le squadre che vengono all'Aquila vengono per difendersi e eh, quindi all'Aquila non, non è facile fare tre gol e, e mandare a casa la squadra avversaria quindi da sempre questo è stato sempre così chi viene all'aquila viene per portarsi via un punto quindi chiusi eh, come, come per esempio ha fatto eh, Leo a cori eh, domenica, sabato comunque non, quelle squadre chiuse, arcigne che vengono all'acqua lago e portarsi via un punto e lì o sei veramente piede fino che riesci a, a sfruttare la mezza occasione che ti capita oppure eh, ti devi accontentare de, de, degli esterni o di qualche innesto del centrocampista che, che si inserisce. Pensando agli attaccanti che ha l'Aquila a la disposizione, mi pare di capire dai miei ospiti che insomma preferiscano De Sosa in questo frangente della stagione come punta centrale che magari fa meno lavoro spalle alla porta stile perna, ma forse è magari più duttile per innescare anche in profondità Ceccarelli e San Domenico. E aggiungo io è entrato benissimo in partita nel secondo tempo in cui è stato impiegato nell'asso di tempo in cui è stato impiegato a Rimini con Gianriccardo. Cambiamo argomento, facciamo un attimo, poi sentiamo anche Paolo su questo, facciamo un passaggio sulla società. Perché? C'è questo silenzio stampa che in parte è stato sconfessato la scorsa settimana, ci sono state polemiche per delle dichiarazioni eh, rilasciate prima dal presidente e poi dal vicepresidente in pieno silenzio stampa. Questa settimana la società sta rispettando il silenzio stampa che è esteso, ricordo, anche al settore giovanile. Avevamo provato ad invitare proprio questa sera Maurizio Ianni, responsabile del settore giovanile perché le giovanili rossoblu stanno dando grandi soddisfazioni. Ai colori aquilani con i playoff raggiunti eh, risultato storico dagli allievi nazionali, e questo teremo molto a ricordarlo. Le giovanili del presidente Francesco ehm, Fabrizio Rossi. Però tornando al discorso del silenzio stampa, soprattutto in un momento così delicato, non sarebbe giusto metterci la faccia, Gian Riccardo? Sì, oddio, la società ha deciso questo, probabilmente eh, un po' ha inciso anche questo fatto di questa sconfitta inaspettata, impreventivabile, eh, sinceramente, con il Siena, perché è vero che l'Aquila non ha giocato bene, eh, però ha preso. Preso quel rigore, quel gol, così insomma. Quindi si è trovato di fronte un po' spiazzata. Anche in, era stato messo appena il nuovo allenatore. Che dire, forse probabilmente sentirci un po' più tutti uniti non, non dispiacerebbe anche con i vertici della società: la società non si è sempre calata, diciamo, anche nelle trasmissioni, in precedenza è venuta, no? pure nei momenti di difficoltà. Quindi sinceramente, poi Chiodi insomma il presidente è una persona disponibile, è sempre stato disposto a dare chiarimenti, non mi sembra che... non capisco sinceramente pure questo silenzio stampa, però probabilmente non vogliono aggravare ulteriormente la situazione delicata, non lo so, è da... sarebbe un attimo da parlarne con loro, con i diretti interessati che in questo momento... Hanno deciso questo Al e probabilmente. Non c'è questa non possibilità. possibilità. Con Paolo, visto che avevamo parlato, parliamo anche di qualcosa di positivo. Anche perché voglio dire, bisogna anche lanciare un messaggio di positività, visto che il campionato non è finito, l'Aquila può ancora salvarsi. Spareggio? No, mi rifaccio anche un po' le parole di Modica, se non sarà tramite la porta principale, vale a dire salvezza diretta si dovrà ottenere da una porta secondaria, cioè quella dei play out. Volevo parlare delle giovanili perché abbiamo detto degli allievi nazionali che sono aritmeticamente ai play-off, risultato storico per le giovanili rossoblu, ottimo risultato domenica anche da parte della Berretti. Insomma, forse qualcosa si muove in prospettiva in chiave Aquilana. Un commento su questo, poi eh, facciamo intervenire anche Enrico. Sì, su questo argomento io sono molto sono soddisfatto, sono contento anche perché seguo costantemente tutti i risultati che l'ha detto stampa appunto Daniela Rosone, eh, mette sui social e quindi ci rende partecipe e fa bene a farlo questo, perché noi tutti possiamo apprendere, purtroppo non è che possiamo seguire tutto diciamo in città però insomma se abbiamo sul social eh, questi ricordini positivi che ci danno la, la situazione attuale delle giovanili noi... Comunque noi tifosi, veri tifosi amanti dello sport e non solo del calcio siamo contenti. Questo perché? Perché finalmente l'Aquila può avere, può, far, può avere a sua disposizione. Eh, un, la, la categoria dei giovani, dei giovani che stanno proprio dietro alla prima squadra perché eh, noi ricordiamoci che squadre molto più blasonate di noi eh, a volte eh, prendono giocatori prendono spunto da situazioni eh, che hanno creato proprio nel loro stesso vivaio il vivaio quindi è fondamentale in una, in una città come l'Aquila che ri, ricordo per la seconda volta è sempre un capoluogo di regione deve avere un vivaio perché appunto ci sono tanti giovani che possono giocare e tanti giovani che possono emergere non è che è una cittadina 3-4 4.000 abitanti dove per caso può nascere il campione. Qui, in, nella scuola calcio, nel vivaio, con i buoni allenatori che tutti sappiamo, abbiamo delle persone validissime sia nel campo at atletico che nel campo tecnico, il grande Maurizio Ianni ci conforta appunto nella situazione. Noi abbiamo la possibilità di far emergere sicuramente come ne ho fatto altre città, non faccio i nomi ma ce le abbiamo intorno, le vediamo tutti i giorni, città eh, sia di eh, capoluogo di regione che di provincia che hanno potuto suffruire di giocatori presi nel vivaio e perché no a volte anche di esportarli, perché noi dobbiamo comprendere che ci può stare anche il mercato del giocatore, non solo il fatto di crescere un giovane, ma anche di poterlo esportare, perché noi esportiamo non solo rugby ma anche calcio. Enrico, certamente ci vuole anche coraggio però a sfruttare quello che il divaio un po' offre alla prima squadra. Faccio un nome su tutti perché è rincorso un po' sul web nelle ultime ore il nome di Fall, questo attaccante di colore della Beretti, autore di una tripletta nell'ultima partita. Alcuni tifosi si auspicano addirittura di vederlo in prima squadra anche in questo finale di stagione. Ci vuole però coraggio no? a puntare sui giovani, anche del vivaio e sfruttare un po' il lavoro che quindi stanno facendo sia Maurizio Ianni che il presidente Fabrizio Rossi. Ah, sicuramente quello che, che è Maurizio Ianni per L'Aquila non è che lo, lo stiamo scoprendo noi, è un gran professionista e, e sta avendo de, degli ottimi risultati. Per quanto riguarda il coraggio, il coraggio a volte è facile tirarlo fuori quando stai in una, situazione, in una situazione tranquilla di classifica. Qui potrebbe essere eh, la mossa della disperazione, però anche il rischio di bruciare il ragazzo, perché comunque lo metti in un contesto che non è tranquillo per poterlo far crescere in, eh, in tranquillità. E questo... Mh, Sicuramente lo sa meglio chi lo allena e chi lo deve rischiare in, in famosi 90 minuti, ma anche 15 minuti, gli ultimi 15 minuti per quanto riguarda questo fine, fine di campionato. Ma lì forse è anche la, la, la società stessa che si deve assumere le responsabilità di. Bruciare un, uh, o, o valorizzare un proprio, un proprio prodotto. Di questo la, la, la società ha dimostrato che ha, che, che ha fatto una, una programmazione, almeno sul, per quanto riguarda il, uh, il settore giovanile, e sta dando dei, degli ottimi risultati. Penso che sia stata giusta, non abbiamo mai avuto questo, um, questa vetrina importante dal punto di vista delle giovanili. Quindi, Credo che da, un plauso lo farei tranquillamente alla, alla società per, questo, per questa situazione che si è creata. Qualcosa di nuovo, qualcosa di positivo. Sicuramente chiudiamo, siamo quasi in chiusura e volevo chiudere con un piccolo gioco da sottoporre ai miei ospiti. Perché mettendoci dentro anche il Sant'Arcangelo, giustamente, l'Aquila non è ancora condannata ai playout, quindi ci auspichiamo che eh, con una serie di combinazioni riesca ad evitare gli spareggi, se così non fosse, vi rileggo la classifica. Chiaramente nella parte medio-bassa, ci mettiamo anche il Sant'Arcangelo a 33, Rimini a 32, Prato, l'Aquila che è a 30 e Lupa Roma. Secca la risposta da parte dei miei ospiti, partendo da Enrico. Chi sceglieresti come avversaria per i playout? Sant'Arcangelo, Rimini, Prato e Lupa Roma. Beh, in, teoria, in teoria la Lupa Roma, ma anche il Prato non mi dispiacerebbe perché comunque lo stesso Rimini. Mm -hmm. Sì, l'abbiamo la, tra virgolette dominato, però mh, non mi fido di, di Leo Cori. Quindi... A Enrico Lalli fa paura il Rimini, primo responso dato. Andiamo adesso da Paolo. Che non so se voglia, no, un piccolo suggerimento. Il Prato potrebbe chiaramente evocare ricordi da incubo, però allo stesso tempo potrebbe anche essere l'occasione per una rivincita sportiva. Eh, beh, non, diciamo su questo invece, io vorrei rincontrare Rimini perché l'ho visto, visto sul campo, ho visto la, la partita. Poi non ci scordiamo, c'ha l'infortunio del portiere. Non so se è un infortunio serio. Quindi, giocherebbe col secondo portiere. A questi livelli, il secondo portiere, sì, è sempre un professionista forte, ma non è quel portiere che ho visto fare i miracoli sul nostro San Domenico. Si riferisce chiaramente il nostro Paolo Glubic a Ferrari uscito nella finale di gara proprio per Varutti, che segnò ahimè, il 2-1. Lo ricordiamo purtroppo ancora una volta in quel Prato-L'Aquila spareggio playoff di tre anni fa. Chiudiamo il giro con Gian Riccardo. Chiaramente per le avversarie, eventualmente facendo i debiti scongiuri per i playout, io preferirei quelle che diciamo, hanno i scontri diretti, che stanno in condizione peggiore rispetto a noi, perché quella è un'arma in più. Cioè il fatto che tu possa pareggiare due partite, eh, cioè, vuol dire che passi tu, quindi invece eh, se ti capita una sopra di, di, di risultati diciamo migliori a parità di, di punteggio. Tu devi vincere per forza. Eh. Ragionamento interessante Diventa quello di, di Gian Riccardo. Sta. A questo punto, traducendo le sue parole, ci sarebbe la Lupa Roma che però attenzione l'Aquila dovrà affrontare proprio all'ultima giornata e quindi poi potrebbero esserci altri due incontri. Vediamo anche rapidamente le date. 21 maggio, 28 maggio, due sabati consecutivi, eh, gara di andata, secca e gara di ritorno. Quindi due settimane per i rossoblù di Modica nel caso per preparare gli spareggi. È tutto, mi fermo qui salutando gli ospiti Enrico Lalli che ringraziamo ancora per averci ospitato nel suo Cresi Bar proprio adiacente allo Stadio Fattori dove domenica l'Aquila giocherà con la Lucchese. Ciao Enrico. Ciao, grazie e buona serata a tutti gli spettatori.